Oltre 22 milioni di euro destinati alla campagna per la manutenzione straordinaria delle strade e delle aree interne è quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nel definire la ripartizione dei 300 milioni assegnati con decreto dal governo e stanziati nell'ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Del totale dei finanziamenti previsti, il 50% sarà destinato alle regioni del Sud. Per la campagna sono state così ripartite 6,335 milioni per l'Alta Irpinia, 5,220 23 milioni per il Cilento interno, 6,199 milioni per l'area Tammaro-Titerno e 5,059 milioni per il Vallo di Diano, lo annuncia il presidente della Commissione regionale speciale aree interne Michele Cammarano. Un segnale importante, sottolinea Cammarano, che evidenzia l'attenzione verso le aree interne per migliorarne l'accessibilità e la coesione con il resto del paese. Grazie alle risorse in arrivo e a una pianificazione che dobbiamo ottimizzare coinvolgendo tutte le categorie interessate, possiamo dar vita a una grande stagione di investimenti per invertire una tendenza a ridurre le distanze territoriali e le diseguaglianze in termini di opportunità e servizi, un'occasione per rilanciare una volta per tutte territori che da anni assistono passivamente a un fenomeno di spopolamento a cui possiamo finalmente mettere un freno.